Ciao amici deviati, come avrete notato il canale sta prendendo una strada diversa. E meno male, visto che ormai qualsiasi babbuino ci stava prendendo per il culo, avevi trasformato il canale nella posta del cuore di Cioè, o di un'altra di quelle riviste per ragazzine in piena crisi ormonale, o per pippaioli della domenica. Fermo un attimo, Scuro, sto cercando di spiegare due cose. Non usare subito una delle tue espressioni volgari. Ma sta zitto, educanda del cazzo che non sei altro! Mi fai venire il latte alle ginocchia! Su, sbrigati a parlare, che altrimenti la gente chiude subito il video! Lo sai che l'utente medio di YouTube, se non vede due tette o un flame costruito a tavolino, non si eccita e interrompe l'ascolto? Sbrigati, su! Spero di riuscire a terminare il discorso prima di essere interrotto nuovamente. Allora, come stavo dicendo, il canale verrà diviso in tre sezioni. Una denominata Oscuro Deviato, in cui ci saranno le varie ghigliottine e rubriche di cui si occuperà il nostro caro sterminatore di idioti. Poi vi sarà una seconda sezione, in cui ci saranno tutti i video riguardanti le emozioni e l'essere umano. Sì, i video che fanno cadere le palle per terra, chiamali con il loro nome. Vabbè, credo gli ascoltatori abbiano capito quali sono. Ed infine vi sarà una terza playlist intitolata Dottor Jekyll e Mr. Hyde, in cui ascolterete sia il mio parere sia quello dell'Oscuro, e spesso, come avrete notato, non abbiamo la stessa visione delle cose. Sì, perché hai perso le palle per strada, tu. Qualcuno deve averti fatto una ghigliottina ai testicoli per esserti ridotto così, sotto specie di mollusco che non sei altro. Comunque, con o senza palle che siate, amici miei, fatemi sapere cosa ne pensate. Per me il vostro parere è importantissimo e viene prima di ogni altra cosa. Ma chi se ne frega del parere di questi quattro coglioni, su? Cosa vuoi che dicano? Non sanno neppure scegliere se prendere il caffè con o senza zucchero. Vanno in crisi pure sulla scelta dei calzini da indossare. Quanto vuoi che siano attendibili i loro pareri? È come chiedere consigli su come diventare ricchi a quel barbone fetente che chiede l'elemosina vicino al supermercato. Vabbè, se volete scrivere, scrivete pure. Magari l'altro idiota vi risponderà. Un saluto, amici deviati, e mi raccomando, se volete investire i vostri soldi, dateli a me, vedrete, saprò come farli fruttare. Ciao!